E bene a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Andrea284 e oggi siamo venuti con questo nuovissimo video di Minecraft. Bene ragazzi, oggi siamo con un imbecille. Sì, perché sta colpendo il pavimento. Sì, proprio un imbecille. Non per giudicarlo, ma veramente sembra che abbia molti problemi. Ovviamente non per giudicarlo, non voglio assolutamente io giudicare la gente, ma non mi sembra molto sveglio e intelligente. Magari non ha problemi nella realtà, però ha problemi in Minecraft. Non è molto intelligente, a quanto pare. E io mi sa che non so neanche se ho attivato la registrazione. Sapete? Ho attivato la registrazione? Sì, ho attivato la registrazione. Bene. Cosa sto facendo? Cioè, vuoi dirmi che sta distruggendo tutto? Cioè, è così tanto stupido da distruggere tutto? Cioè, ma è intelligente? Oppure è un deficiente? No, mi sa che è deficiente. Quindi è la prima. No, è la seconda, è un deficiente. Oppure non è semplicemente intelligente, oppure non sa semplicemente giocare a Minecraft. Ma queste sono altre cose che scopriremo solo vivendo e giocando. Allora, prima di tutto lui non sta facendo un emerito niente, per non dire altro. Adesso speriamo che si tolga dalle balottole, perché io mi sto un po' stufando di averlo tra i piedi, perché non sta assolutamente facendo niente. Intanto io mi prendo tutti quanti i materiali. Allora, mi devo prendere almeno l'arenaria. Quindi se il mio compagno si sveglia. Che palle. Oh. Uno me ne servivo, non tanti, uno. Cioè non è che me ne servissero 10 miliardi. Ma ovviamente lui è addormentato. Quindi per forza che non me li dà. Cioè, se sta dormendo adesso nella scrivania, ci credo. O sta scrivendo qualcosa ed è così lento da scrivere che non riesce a scriverlo perché appunto è lentissimo. Oppure ha veramente dei problemi con Minecraft. Cioè, ti svegli? Dammi i materiali, grazie. Almeno quello, eh. Tutti ragazzi, ma un po' l'audio lo devo alzare perché sennò non sento se arriva qualcuno. E questa cosa mi potrebbe praticamente costare la partita. Cosa che io ho già fatto tantissimi tentativi per trovare una partita buona e spero che almeno questa vada bene. Quindi se vedete questa partita, ricordatevi che il vostro buon Andrea ha fatto tante di quelle partite che si è fatto una mazza così per farne venire fuori da un video bello e buono una partita decente. Quindi ragazzi, dite da bravi, come si può dire, da bravi ragazzini, grazie Andrea. Se ti svegli, sarebbe ora. Yurem. Yurem. Tra l'altro sembra un mio compagno di classe. Poi ha proprio il nome Yuri. Invece lui Yurem. Bene. Ragazzi, come potete vedere, sta regando un casino server. Grazie server. Ti voglio veramente tanto tanto bene. Quando laghi così tanto bene, cioè sei proprio il top quando laghi così tanto bene, server. Metti qua dentro, metti qua dentro anche questo. Oh, prima o poi si riempirà questo stack, eh.
cioè si riempirà di stack prima o poi. Almeno scusa, se hai un impegno togliti da lì, cacchio. Anche se è una cosa, diciamo, che ti devi sbrigare per andarci, cazzo, almeno togliti. O il server o lo butta fuori, cioè lo picca. Cioè almeno quello. Uno server di merda, due giocatori di merda, cioè. Dai. Già era imbecille di conto suo, cioè. Parliamone dopo. Ragazzi, 4 smeraldi e ora ritorno subito a casa. Sì, perché non li voglio perdere. Se li perdo sarebbe tipo una tragedia troppo grande. Una tragedia così grande. Una tragedia così. Va bene, basta cantare. Mi prendo questo. No! Tanto te non ti servono a niente. Me lo prendo per l'arco, per l'arco, l'arco. L'arco è potentissimo. L'arco è overpower. Bene. Dopo aver fatto tutto quanto io in questa cavolo di partita. Raga, stavo per cadere. Cioè, ho fatto tutto quanto io in questa partita. Dai, diciamo, ammettiamolo. Ammettiamolo, ho fatto tutto quanto. Ma dai, ma c'è, ma paura. Cioè, sei serio? Cioè, te sei un ferro. Un ferro. Ma porca! Non diciamo altro. Sì, è molto meglio se non dici altro. Ma scusa, perché non ti sei comprato l'armatura? Comprati l'armatura, bravissimo. Forse non ha cliccato io bene sopra. Boh, lo scoprirò soltanto lui. Allora, questo si continua a star qua, prendo però. Perché non c'è più niente. Non dirmi che mi sono portato dietro la roba. Sono stupido! Sono stupido, sono veramente stupido. Ora mi serve subito una spada in ferro. In ferro. Amico, mi dai qualcosa? Sì, che bello! Si è riempito si è riempito l'inventario di tutta quanta la roba. Finalmente, sì, ora tutta quanta la roba per me. Ah, ora sì che potrò spazzare come un maiale nel richiuso. Beh, molto bene. Sapete proprio i maiali, quelli che squazzano e sono contenti quando squazzano nel richiume oppure in altre cose? Ecco, io sarei uguale, io sono uguale a loro. Perché ora io posso squazzare nel richiume, mica come prima che ero povero perché qualcuno si prendeva tutto quanto. Bene. Ragazzi, scusate se magari questa partita durerà molto di più del solito, ma vedrete che sarà una partita fantastica. Una partita veramente bellissima. Tacchete. Questo è meglio dentro. Non so che cazzo serve poi una trappola. Anzi no, la piazza, la metto. Dammi un diamante. E metti la trappola. Ho scomprato una tramp. Un tramp. Ho comprato tramp. Bene. Dopo aver comprato tramp, ho protection 2. Bene. Mi voglio fare il protection 3. Sì, ragazzi. Sì, perché il protection 3, come sapete, è veramente fortissimo. È una delle cose più forti di tutto quanto l'universo. Allora, raga, io vorrei lasciare da qualcuno. Purtroppo che i materiali io non ce li ho. Se si svegliasse un giorno, cioè qualche volta, cioè non dico tante, almeno una volta tutta quanta la partita, il mio compagno mi dicesse: "Toh, Andrea, tieni che questi qua sono tuoi perché ti ho fregato per tutta quanta la partita." Allora io li accetterei molto volentieri, con la faccia veramente soddisfatta e stupefatta, pensando che mai me li avrebbe dati. Anche se l'avrei costretto con la forza. Ma comunque, con la faccia soddisfatta. Lo guardai dicendo: "Ma sei un coglione." Dicendo,
Sei un mattacchione, Carletto, Carletto, questo non si fa. Allora, dopo essermi sfogato, Andrea ce la fai a capire? No, non ce la faccio, prof. Allora sforzati, non so neanche cosa sto dicendo, cioè, rendiamoci conto. Il livello di intelligenza che ho, cioè, overpower. Sono Carletto, molto filetto, torototo. Sono Carletto, molto filetto, torototo, torototo. Io sono Carletto, molto filetto. Due tenetti mi bastano. Ora le deposito qua dentro. E mi faccio una bella protection 3. Oh mio Dio, si può fare anche la 4. Mi voglio fare la protection 4. Con la... Sapete che con la protection 4 non ti fanno niente? Con una spada di diamante. Una spada di diamante ti colpisce e ti fa mezzo cuore. Se sono fortunati e hanno... Cioè, se non hanno praticamente affilatezza come io nella spada, non mi fanno niente. Quindi io me la voglio assolutamente fare. Già così non mi fanno quasi niente. Quindi, fantastico. Via. Vai, vai, vai. Viaggio Andrea, viaggio come un reprotto devi viaggiare. Viaggiare. Oh, maximizzata. Lo smeraldo maximizzato è una specie molto rara che si trova soltanto negli emisferi classici. E te ci morirai male. Oh. Ah, ti piace, eh? Ti piace. Oh, dai, che hacker! Ma dai, ma guarda che figlio di una trocchia. Sì, sto qua sempre così. No, dai, se avessi avuto una cosa. Se avessi avuto la spada in diamante l'avrei ucciso. Senza pietà! Quello schifo. Senza pietà l'avrei ucciso. L'avrei massacrato. Parola mia, eh. E io, come sapete, non mento mai. Non ho mai mentito in tutta quanta la mia vita. Cioè, sì, ho già mentito tante volte. Però, su queste cose, su Minecraft, io non mento mai. E so quello che faccio. So quando lo faccio. E so come lo faccio. Ok? Ok? Cazzo, 16. Me ne mancano ancora un bel po'. Tanti blocchi. Due sfere infuocate. No, tre, vabbè. Tipo uno stack di blocchi. Non ci riesco. Mi servono altri. Scusa, compagno addormentato. Ma me ne servono degli altri. Che alla fine, cioè, è come se non avessi neanche un compagno. Cioè, alla fine è questo. È come se non ci avessi neanche un compagno. Sì, grazie a cazzo, sai. Allora. Io sono Carletto. Io sono Carletto, molto bello fitto. Molto bene io di arco con me. Perché non riesco a colpirlo?
colpirlo. Oh, alleluia, eh. Oh, e ti ho ucciso. Finalmente, finalmente. Questo spiro di sollievo, mamma mia. Oh, è stata dura però questo uccidere. Cioè, a un certo punto veramente è duro. È dura da ucciderla. Cioè, da uccidere questo qua. È duro. È veramente difficile. È bravo questo qua a giocare. Ho paura che mi possa uccidere, che possa venirmi in base e distruggermi il letto. Ho tanta paura che faccia questo. Cioè, perché se viene sia lui anche il suo compagno, è vero, posso difendermi con l'arco perché, cioè, in teoria dovrei riuscire a buttarlo giù. E comunque mi hanno salvato le sfere infuocate, quindi le sfere infuocate sono overpowered. Oh, posso fare una cosa qua? Beh, possibile. Pum! Massimo livello. Bene. Allora, prendi la spada di diamante. Bene. Sono una carletta, molto piccoletta. Io sono una carletta, un essere piccoletto. Sai che mio compagno morirà. Regà, le Ender Pearl. Perché me le compro? Perché mi possono salvare la vita. Tipo, se io cado giù, no. Io riesco a risalire con le Ender Pearl. Poi adesso, regà, guardate, il letto non c'è più. Perché? Perché adesso è il Sun and Dead. Quindi io facendo così distruggo il mio ponte. Così distruggo il mio ponte, così nessuno può più entrare. Ok, prendo le sfere infuocate che ho perso. Allora, adesso vi taglio il pezzo finché non inizia. Ciao. Bene ragazzi, il primo è già caduto. Io ho sinceramente molta paura. Oh, eccolo, eccolo, eccolo. Vedete ragazzi, non hanno vita piena però fanno molto male. Come ovviamente gli originali. Andate via, bestie dell'inferno! Vai via te. Ragazzi, tra l'altro vi consiglio di andare a vedere le Bed Wars che avevo fatto tanto tempo fa. Sì! Ho vinto! Sì! Vaffanculo! Vaffanculo, affa di merda! Sì! Sì! Yeah! Sì! E vince! Pum! Comunque ragazzi, va bene, se il video vi è piaciuto commentate, condividete, al prossimo appuntamento con il vostro Andrea 284. Ciao ciao!